Allora, oltre alle... Chiaramente in questo corso non possiamo fare come un corso di reti logiche, no? E di architetture e calcolatori, quindi faccio giusto qualche accenno. E ora voglio giusto introdurvi una cosa che mi serve per farvi vedere altri tipi di memorie. Oltre alle reti combinatorie che abbiamo visto finora, ci sono un altro tipo di reti che sono le reti sequenziali. La differenza principale tra reti combinatorie e sequenziali sta nel fatto che la rete combinatoria non ha memoria. Quindi, rete combinatoria è un circuito che esegue una funzione logica in cui l'uscita dipende dal valore in quel momento degli ingressi e basta. D'accordo? Non dipende in nessun modo da quello che è successo prima, soltanto dal valore in quel momento degli ingressi. In una rete sequenziale, invece, l'uscita dipende sia dal valore degli ingressi, sia, come si dice, dallo stato del sistema. E lo stato del sistema, lo stato è descrivibile in modo matematico, ma insomma, rimanendo in linguaggio comune, lo stato è la situazione in cui si trova il sistema, che invece ha memoria del tempo, quindi che dipende da quello che è successo precedentemente. D'accordo? Quindi la rete sequenziale ha delle uscite, svolge le funzioni logiche in cui le uscite dipendono dagli ingressi e da quello che è successo prima, attraverso lo stato del sistema. D'accordo? Questa è la differenza principale. Per farvi capire meglio, vi faccio vedere un esempio di rete sequenziale, che è proprio l'esempio che mi serve per poi introdurvi un altro tipo di memoria. Quindi svolgono una funzione logica o eseguono una funzione, non mi piace dire implementano perché è una parola che non mi piace, una funzione logica che dipende dagli ingressi e dallo stato del sistema, che è funzione diciamo così del passato, cioè di quello che è successo in passato. Ok? Allora, vediamo il primo esempio, stavo dicendo. Allora, dobbiamo partire con un blocco funzionale elementare di una rete sequenziale che è un latch bistabile. Allora, perché? Perché la funzione logica abbia memoria del passato, bisogna che questa memoria del passato venga in qualche modo conservata. E il latch bistabile è un circuito che conserva la memoria. Come è fatto? Dal punto di vista circuitale, un latch bistabile è semplicemente un anello di due inverter. Ho due inverter di cui l'uscita del primo va all'ingresso del secondo e l'uscita del secondo va all'ingresso del primo. Quindi, tanto per rappresentarlo in modo un pochino più facile, la stessa la posso disegnare così: prendo il primo inverter e chiamo V1 e V2. L'ingresso del secondo inverter è scusate, V1, il primo inverter V1, V1, secondo inverter, la V1 corrisponde alla VI2 che mi dà una VU2 in uscita da questa parte. Quindi questa è la stessa cosa e l'altro è disegnato in modo diverso. Ora immaginate, io chiamo Q1
l'uscita del primo inverter e l'uscita del secondo inverter, poiché è la stessa Q invertita, la chiamo Q negata. Allora, quello che doveste notare è che nell'ECB stabile ci sono due stati stabili, perché c'è uno stato stabile in cui l'uscita del primo inverter, anzi l'ingresso del primo inverter è 0 e l'uscita del primo inverter è 1, che è anche l'ingresso del secondo inverter, e l'uscita del secondo inverter è 0. Va bene? Questo è sicuramente uno stato stabile. Invece di 1 mettiamo VDD, visto che parliamo di tensioni, ma c'è anche un altro stato stabile, che è quello opposto, no? In cui l'ingresso del primo inverter è 0, quindi l'uscita del, l'ingresso del primo inverter è VDD, quindi l'uscita del primo inverter è 0, che è anche l'ingresso del secondo inverter, e quindi l'uscita del secondo inverter è VDD. D'accordo? Nel primo stato stabile io ho Q uguale a 1, nel secondo Q vale 0. Quindi, e questo, una volta che ho fatto il latch, lo metto in uno dei due stati, in qualche modo, non stiamo a guardare come, e questo ci rimane per sempre, beh, a dire la verità, per sempre se mantengo l'alimentazione. No, perché se tolgo l'alimentazione va tutto a zero. Okay, quindi finché mantengo l'alimentazione questo sempre rimane là. Ok. Ci sono altre soluzioni possibili per un latch? Altri stati stabili? Beh, in realtà non ce ne sono altri stati stabili. Se vado a fare un minimo di analisi vedo che c'è uno stato instabile anche, e vediamolo un pochino meglio questo aspetto. Allora, vediamo graficamente di capire come funziona l'inverter. Attacchiamo, mettiamo qua la caratteristica di trasferimento del primo inverter, e come abbiamo visto insieme la caratteristica di trasferimento è fatta così. Ecco, questa è un inverter, questa è VDD, questa è l'altra VDD, d'accordo? Questo è l'inverter 1. Ora mi faccio un disegno in questo modo, guardate, siccome l'uscita dell'inverter 1 è anche l'ingresso dell'inverter 2, allora disegno la caratteristica di trasferimento dell'inverter 2 in questo modo. Metto VI2 in verticale e VU2 girata, la faccio girata di 90 gradi. Ok? Quindi questo è il primo, questo è il secondo. La caratteristica sarà, quindi mi devo ruotare la testa di 90 gradi per vederla bene, sarà questa qui, no? E poi mi devo ricordare che, beh, quindi questo sarà VDD, poi mi devo ricordare che la V2 viene rimandata all'ingresso del primo, quindi viene riportata sulla V1. Immaginate così, così dal punto di vista così, della visualizzazione, che con un compasso prendo il punto che trovo qui e lo riporto di là. Ok, faccio un giro e lo riporto di là. Allora, dunque, adesso cosa voglio fare? Costruisco sulla base di questo, questa quindi, ripetiamo, è la caratteristica di trasferimento inverter 1. E questa qui è la caratteristica di trasferimento inverter 2. Allora io adesso voglio mettere insieme le due cose e estrarre direttamente VU2 in funzione di VI1. Quindi
l'uscita del secondo in funzione dell'ingresso del primo. Ok? Allora, poi mi ricordo che V2 viene attaccata a V1, ma questo lo faccio in un secondo momento. Allora, facciamo la prima parte. Com'è che la posso costruire? Immaginate graficamente, comincio da V1, parto da 0. L'uscita vale VDD, l'ingresso vale VDD, l'uscita vale 0. Quindi questo è un punto, la costruisco per punti. Poi mi porto qua, un po' più alto, l'uscita è praticamente VDD, che è l'ingresso del secondo, e quindi l'uscita del secondo è 0. Ok? Poi vado avanti, insomma, finché non arrivo fin qui, ancora questo non si stacca. Quando, vedete, praticamente finché l'uscita non scende sotto questo valore, l'uscita del primo, l'uscita del secondo rimane a 0, no? Quindi fin qui non si sposta niente. Poi a un certo punto, quando VI1 cresce ancora, per esempio arriva qua, l'uscita del primo è questa, questo è anche l'ingresso del secondo, vedete, ho cominciato la transizione, anche l'uscita del secondo si è staccata da 0. Quindi qui lo trovo, diciamo, ho una cosa del genere. Quando invece supero un certo valore per l'ingresso del primo, l'uscita del primo va a 0 e quindi l'uscita del secondo va a VDD. Quindi qui velocemente mi sposto e arrivo a VDD. Quindi se vado a mettere insieme queste due caratteristiche ottengo una cosa del genere, questo è VDD. Quindi questo è V2 in funzione di V1, è una condizione. Però contemporaneamente io so anche che V2 e V1 sono attaccate insieme, quindi sono collegate, sono anche uguali. Quindi traccio la retta anche V2 uguale V1, perché ho richiuso i due inverter ad anello. Quindi questa è la retta VU2 uguale a V1. Le intersezioni tra queste due curve sono le soluzioni del sistema, le soluzioni del circuito. D'accordo? Devo farlo così graficamente perché ovviamente il circuito è non lineare. Quindi vedete, io ho tre soluzioni in realtà, ho questa soluzione e questa soluzione. Allora, questa soluzione corrisponde a Q uguale 0 di quello che ho visto prima. Questa soluzione corrisponde a Q uguale 1 perché Q è l'uscita del primo, quindi quando l'ingresso è basso l'uscita è alta, qui quando l'ingresso è alto l'uscita è bassa. Questa qui prima non l'ho notata e il motivo è che in realtà questa invece è una soluzione possibile perché vedete l'intersezione delle due curve, però è instabile e quindi in pratica non si vede mai. Questa è stabile, questa è stabile e quella centrale è instabile. Dunque, che cosa vuol dire? Come faccio a dirlo? Allora, ricapitoliamo un secondo questa cosa. Questa è VI1, qui c'è VU1 che è uguale a VI2, questo è VU2, quindi io, questa cosa blu mi rappresenta questo andamento e poi io però che cosa faccio? Faccio il rosso, V2 lo richiudo su VI1, quindi ho anche l'altra condizione da soddisfare. Allora, perché questo è stabile? Che differenza c'è tra un punto di equilibrio stabile e uno instabile? Mi sa che questo discorso l'abbiamo già fatto, no? Allora, dunque, se prendete questo sistema qui, no? Penna su tavolo, d'accordo? Le posizioni di equilibrio stabili sono quelle che se vengono un pochino perturbate, diciamo una posizione di equilibrio è stabile se partendo il sistema da quella posizione ed essendo un po' perturbato il sistema ritorna nella stessa posizione. Ok? La posizione di equilibrio è instabile se basta perturbare un attimo il sistema per cui il sistema si allontana da quella condizione. Ok? Quindi per esempio penna incernierata qui tra le mie dita. Ci sono tre posizioni di equilibrio. Una è questa, appena ritta, una è questa, che è appena appoggiata su un vincolo da una parte, e una è quest'altra. Ok? Chiaramente questa è stabile perché se io perturbo un po' il sistema, lui ci ritorna nella posizione stabile,
Anche questa è stabile perché se perturbo il sistema lui ritorna lì. Questa qui è instabile perché come lo sposto lui va di qua o di là. D'accordo? Questa è la stessa cosa che succede qui. La posizione centrale è instabile perché guardate, se per qualche motivo perturbo il sistema, quindi mi sposto qui, con la V, invece della V1 qui la porto un pochino più su, allora la V2 va qui in alto, la V2 viene riportata alla V1, quindi anche la V1 va in alto, no? Ritorna la V2 ancora molto alta e il sistema ricapita tutto da una parte. Se invece la VI1 rispetto alla posizione stabile abbasso un po', il sistema mi va dall'altra parte, esattamente come l'esempio che vi ho fatto con la penna. Ok? Per cui diciamo quella posizione di equilibrio, ma non ci rimane neanche un attimo, quindi non possiamo non considerarla. D'accordo? Quindi abbiamo il latch ha due posizioni di equilibrio stabile. Se lo mettiamo in una delle due e manteniamo l'alimentazione accesa, lui ci rimane per sempre. Ok? Allora, andiamo avanti. Dunque, una volta visto il latch semplice con gli inverter, ha senso vedere il latch SR. È una leggera modifica. Invece di avere due inverter, ho due NAND. La differenza è che l'inverter ha un ingresso soltanto, ovviamente la NAND ne ha due. Allora, i due ingressi li uso separatamente, quindi queste le chiamo sempre Q e Q negato, qui questi, i due ingressi li chiamo S e R. Allora, com'è che funziona il latch SR? Dunque, se S è uguale a R ed è uguale a 1, cosa succede? Voi sapete che quando l'ingresso di una NAND è 1, per l'altro ingresso la NAND si comporta come un inverter. E quindi questo è esattamente uguale al latch di prima. Quindi quando S è uguale a 1 e R è uguale a 1, quel circuito lì è uguale a due inverter collegati ad anello e quindi si comporta come abbiamo visto ora, cioè conserva uno dei due stati stabili in cui l'abbiamo messo. D'accordo? Quindi quando questa condizione si verifica, il latch conserva lo stato stabile. Oppure evolve e va in uno stato stabile, insomma, va indisturbato come un latch isolato di due inverter. Altrimenti, che cos'è che succede? Beh, vediamo, facciamo una tabella di verità un attimo. La tabella di verità va fatta no, non proprio come una rete combinatoria, perché questo, per esempio, quando l'ingresso è 1,1, il latch conserva lo stato e quindi vedete, già questo ci fa capire che c'è una memoria. L'uscita non dipende dall'ingresso soltanto, dipende da qual era lo stato precedente. Quindi non è, già questa non è più una rete combinatoria. Ok? Quando l'ingresso invece è a 1, la S è uguale a 1 e R è uguale a 0, avviene una cosa diversa, perché vedete, se R è uguale a 0, qualunque sia l'altro ingresso, la NAND mi dà 1 in uscita. D'accordo? Quindi Q negato va a 1 quindi Q negato va a 1 e l'ingresso della NAND in alto avrà 2,1 e quindi ha come uscita 0. Quindi mi trovo in questa situazione. Quindi con S uguale a 1 e R uguale a 0 ho questo stato. Se mi porto in condizione opposta, avviene la cosa opposta. Quindi se S uguale a 0 e R uguale a 1 va Q a 1 e Q negato a 0. Quindi per esempio, questo è già utile perché io posso dire, va bene, voglio imporre Q uguale a 0, allora metto S uguale a 1 e R uguale a 0. Se poi porto tutto a 1, SR, il latch mi conserva lo stato. Quindi ho nel latch SR un modo per imporre lo stato e poi un modo per conservarlo. Con questi
due ingressi, uno 0 e 0, 1, imposto uno stato o l'altro. Se porto tutto a 1, conservo indefinitamente. D'accordo? Quindi prima vi avevo detto, non vediamo com'è che lo mettiamo, questo è un modo per mettere i lecci in uno stato preciso. Va bene? Quindi questo ci basta per quello che ci interessa del funzionamento del lecce. Ovviamente c'è anche un altro stato di ingresso possibile. Vediamo che cosa succede. Se metto S uguale a 0 ed R uguale a 0, che cosa succede? Vedete, all'ingresso di tutte e due le NAND mi trovo 1,0 e quindi l'uscita delle due NAND è sicuramente 1,1, tutte e due 1, ok? Perché se una NAND ha un ingresso a 0, l'uscita è sicuramente a 1. Questo però non è uno stato stabile, d'accordo? Quindi se per esempio passo da 0,0 a 1,1, io non so dove va a finire il latch, perché no, quello non è uno stato che può essere conservato, vuol dire che mi trovo in un transitorio e poi non so se il latch andrà a finire nello stato 0,1 o nello stato 1,0. D'accordo? Quindi questo tipo di ingresso fa sì che poi possa non sapere più in che stato è il latch. Non posso più controllare lo stato del latch, per cui questo tipo di ingresso si proibisce, perché mi potrebbe portare a un comportamento non determinato. D'accordo? Quindi questo è uno stato non consentito in un latch SR, non consentito. Perché non è uno stato stabile. Che vuol dire non consentito? Cioè, è chiaro che si può fare, no? Ma in realtà non è caso utilizzare l'SR in quella condizione perché il comportamento è completamente poi indeterminato. A questo punto non so più che cosa c'è cioè, qual è lo stato dei bit del sistema. Ok, allora avanti. Dopo il latch SR, l'altro circuito da guardare è un flip-flop SR. Ecco, questo è il primo circuito sequenziale, nel senso proprio che vediamo, è l'unico. Diciamo. Qual è la caratteristica di questo circuito, di un circuito sequenziale? Abbiamo detto che l'uscita dipende anche dallo stato e non soltanto dagli ingressi, e però lo stato in realtà nel caso di un circuito digitale viene in qualche modo determinato a istanti predeterminati, a istanti precisi. Quindi tipicamente lo stato viene fotografato fissato, no, nella funzione che svolge la rete sequenziale ad ogni colpo di clock. D'accordo? Quindi una caratteristica aggiuntiva delle reti sequenziali non è solo quella di avere memoria, ma anche quella di avanzare per colpo di clock in modo discreto nel tempo. In pratica, le reti sequenziali sono sistemi a tempo discreto, perché lo stato viene determinato a istanti di tempo discreti. Vediamo questo esempio che ci consente un po' di capire che differenza c'è. Un flip-flop SR è fatto con un latch SR, che è questo. A cui si aggiunge un circuito che appunto fissa lo stato al momento in cui arriva il clock. Quindi non si manda SR direttamente in ingresso, ma si mandano quando
e clock va alto. Vedete perché? Questo è il clock che è un'onda quadra alla frequenza più alta consentita dal sistema. Il clock è semplicemente un'onda quadra alla frequenza più elevata consentita dal sistema. Vediamo perché questa aggiunta di questo. Vedete, in pratica abbiamo aggiunto soltanto queste due NAND che sono controllate dal clock. Beh, ovviamente quando il clock è uguale a 0, gli ingressi del latch SR sono a 1, ok? Perché quando questi due sono due NAND, quando un ingresso è a 0, l'uscita è a 1. E quindi se il latch ha i due ingressi a 1, conserva lo stato. Quindi se il clock è uguale a 0, il latch conserva stato. Se invece il clock è uguale a 1, allora queste due NAND funzionano come inverter per i segnali SR precedenti. Allora che cosa succede? Riguardiamo. Stavolta abbiamo questa cosa, che se SR sono 0, allora gli ingressi del latch sono tutti e due a 1. E quindi il latch conserva lo stato. Ecco, stavolta lo posso scrivere diversamente, il latch conserva lo stato. Io posso dire quanto vale Q al successivo colpo di clock, no? Lo chiamo N più 1. Adesso avanzo, le cose cambiano ogni volta che il clock va alto, no? Quindi quando il clock al ennesimo colpo di clock vale il Q, diciamo, all'n più n-esimo colpo di clock vale come Q al precedente colpo di clock, cioè il latch conserva lo stato, d'accordo? È la stessa cosa, no? Lo scrivo tra parentesi, latch conserva lo stato. Però questa tabella è una tabella propria per un sistema a tempo discreto, no? Ok, quando S uguale a 1 e R uguale a 0, vedete, se S uguale a 1 viene invertito, viene qui, c'è uno 0 e quindi Q va a 1, Q negato va a 0, non c'è bisogno di specificarlo. Quando S uguale a 0 e R uguale a 1, succede la cosa opposta. In pratica R uguale a 1, l'uscita della prima NAND è 0, quindi l'ingresso di questo NAND è 0, l'uscita è 1, Q negato va a 1 e quindi Q va a 0. Di nuovo, se i due ingressi sono tutti e due a 1, dopo l'inverter vanno tutti e due a 0 e quindi lo stato è non determinato. Perché poi quando il clock torna basso, il latch conserva uno stato, ma questo non è uno stato stabile, quindi va a finire da qualche parte che non conosciamo. D'accordo? Quindi questo non è consentito. D'accordo, quindi la differenza tra latch SR e il flip-flop SR è che nel flip-flop c'è il controllo da parte del clock. Quindi lo stato, il valore dell'uscita cambia soltanto ogni volta che il clock va alto, questa onda quadra del clock va alto, e non cambia nelle fasi intermedie. Ok? Il flip-flop SR viene tipicamente utilizzato per fare una memoria, perché vedete esattamente quello, io posso scrivere quello è un registro da un bit di memoria, io posso scrivere 1, se metto S uguale a 1, R uguale a 0, appena il clock va alto c'è scritto 1. Posso scrivere 0, se metto S uguale a 0, R uguale a 1, al colpo di clock successivo ci viene scritto 0. Quando dico al colpo di clock successivo voglio dire quando il clock va alto, va a 1. Okay. Se metto S uguale a 0, R uguale a 0, il latch conserva lo stato e quindi rimane scritto quello che avevo scritto prima. Okay. Quindi in pratica pilotando il flip-flop SR con queste tre
combinazioni, io posso scrivere 1, scrivere 0, lasciare la memoria conservata. Quindi l'uso tipico del flip flop SR è per un registro interno di un processore, e poi in realtà anche per la memoria, perché ecco il flip flop SR che si realizza un tipo di RAM in un circuito digitale. Vedete, adesso vediamo un pochino meglio che cos'è una RAM, ma in pratica io posso scrivere 1, scrivere 0, conservare lo stato. Notate che rispetto alla memoria ROM programmabile che abbiamo visto prima, c'è una bella differenza. Okay? La differenza principale è che questo funziona fin tanto che c'è l'alimentazione attaccata. Appena spengo l'alimentazione, lo stato sparisce, quindi tutta la memoria che eventualmente ho conservato mi viene persa. Infatti, per questo motivo, mentre la ROM e tutte le PROM che abbiamo visto prima si chiamano memorie non volatili, cioè che non spariscono quando spengo il circuito, il flip-flop SR viene utilizzato per le memorie volatili, cioè per le memorie che si perdono completamente come stacco l'alimentazione. Ok, allora, dal punto di vista circuitale, com'è che si fa un flip-flop SR? Io vi ho fatto vedere questo simbolo con quattro porte NAND a due ingressi, che è abbastanza dispendioso perché una porta NAND a due ingressi ha quattro transistori, e quindi questo flip-flop SR avrebbe bisogno di 16 transistori per un bit di memoria. Ok? Un po' costoso. Ricordate, per le ROM avevamo un transistore per un bit di memoria. In realtà 16 non sono necessari, la cosa più comune è avere 8 transistori o anche di meno. Flip-flop vediamo a 8 transistori. Come funziona? Come è fatto? Vediamo il circuito un attimo. In pratica che cosa ho? Ho due inverter CMOS, li disegno contrapposti perché mi viene meglio il collegamento. Quindi questi sono i due inverter CMOS. Ok? Poi li collego ad anello, cioè collego l'ingresso di uno con l'uscita dell'altro in tutti e due i casi. Quindi questi, e questo è il fatto. Questi sono i due transistori, i due inverter CMOS collegati ad anello, e poi uso il clock come transistore di passo, quindi uso un po' di pass gate, e questo è quello che mi consente di fare questo, di risparmiare i transistori. E anche da questa parte uso S di qua e R dall'altra parte. Quindi questo è Q e questo qui è Q negato. Allora, vi devo far vedere innanzitutto che questo funziona esattamente come il flip-flop SR che abbiamo appena visto. Allora, guardate, ricapitoliamo. Quando il clock è basso, io ho i due inverter in anello isolati completamente, quindi questo è un latch isolato che conserva lo stato. D'accordo? Quindi la conservazione dello stato è chiara. Quindi se clock uguale a 0, il latch è isolato. Quindi il sistema conserva lo stato. Se clock invece è alto, allora questo transistore di passo del clock conduce e lo stato dipende da S, da R. Però vediamo di rappresentarlo qua.
Se S è uguale a 1 e R è uguale a 0, cosa vuol dire? Che questa tensione, l'uscita di questo inverter che è Q negato, viene portata a 0, no? Perché viene portata a massa. Direttamente i due transistori li passo con tutte e due. Quindi mi trovo Q uguale a Q negato, scusate, uguale a 0. Q negato però è anche l'ingresso dell'altro inverter, quindi la cui uscita è Q, quindi Q va a 1. Quindi quando S è uguale a 1, R è uguale a 0, Q va a 1 e Q negato va a 0, quindi porto il latch in uno stato stabile. Va bene? Al contrario, se R è uguale a 1 e S è uguale a 0, beh, di qua non, questo ramo non conduce, ma questo mi porta Q a 0 e poiché Q è anche l'ingresso dell'altro inverter, Q negato va a 1. Quindi questo è il modo di portare tutto nell'altro stato stabile. Ok. Anche qui ho uno stato in cui il latch conserva, perché se S è uguale a 0 e R è uguale a 0, il latch conserva. E se invece sono tutte e due a 1, beh, mi vanno a finire i due Q e Q negato a 0 e questo stato non è consentito perché questo non è conservabile. Va bene? Questo è praticamente la stessa cosa di prima, quindi vediamo al passo n, no? Al colpo di clock ennesimo, vediamo come sono Rn e come va a finire Q al colpo di clock successivo. Quindi se R è uguale a 1 e n è uguale a 0, Q va a finire a 1, se S è uguale a 1 e R è uguale a 0, sì, se S è uguale a 0 e R è uguale a 1, Q va a finire a 0. Se sono tutte e due a 0, Q va a finire, Qn più 1 va a finire a Qn. E 1, 1 è non consentito. Quindi è la stessa cosa di prima, l'unica differenza è che lo stato, diciamo, di l'ingresso che consente di conservare lo stato ora è 0,0, nell'esempio di prima era 1,1, insomma basta saperlo, no? Non è basta sapere, basta dirlo. C'è uno stato che conserva e poi due stati che scrivono 1 o 0. Si può semplificare ancora questo flip-flop eliminando questa combinazione di S e di R che conservano lo stato e facendo conservare lo stato soltanto al clock, abbassando, forzando il clock basso per conservare lo stato. E questo per esempio consente di ridurre il numero di transistori e di fare flip-flop a 6 transistori. Si vede molto rapidamente, in pratica il circuito è lo stesso di prima, risparmio soltanto un paio di transistori perché sono disposto a sacrificare una funzione. Dunque, quindi l'ingresso lo collego all'uscita, l'ingresso lo collego all'altra uscita. Vedete, io qui che cosa faccio? Uso il clock per fare il passo. E poi, sempre usando quelle tecniche che abbiamo visto con le pass gate, in pratica metto qui direttamente R e S. Qui c'è Q e qui c'è Q negato. Invece di aggiungere un transistore controllato da R e uno controllato da S, attacco direttamente RS qua. Allora, com'è che funziona questo? Vabbè, si capisce, quando il clock è basso, lo stato viene conservato. D'accordo? Si vede, il latch è isolato. Invece quando il clock è alto, si vede, se scrivo qui 1, 0, S uguale a 1, R uguale a 0, il clock è alto, quindi quei transistori passo conducono, Q va a 1.
D'accordo? E Q negato va a 0, ovviamente. Se invece quando il clock va alto mi faccio trovare con S a 0 e R a 1, mi va Q a 0 e Q negata a 1. Se invece quando il clock è alto mi faccio trovare con 1, 1, porto Q e Q negato tutti e due a 1, e quindi quello non è uno stato consentito. No? No. Se lo stesso mi faccio trovare con 0, 0, quando il clock va alto, porterei Q è negato e Q tutte e due a 0, anche quello non è uno stato consentito. Quindi vedete come funziona. In pratica ho cambiato natura il clock, no? Invece di essere utilizzato come clock, questo diventa una specie di enable. Quando il clock è basso, lo stato viene conservato, quando il clock lo porto alto è perché voglio scrivere. Ok? Quindi diventa una specie di abilitazione. Oh, questo è un circuito che si usa tanto. Il flip-flop a 6 transistori si usa per realizzare memorie. Sono memorie volatili. Velocissime. Per esempio, sapete che, forse sapete, questo non so, che i microprocessori hanno una memoria cache di solito. La cache che cosa fa? È una memoria molto rapida in cui vengono scritti dal sistema operativo o addirittura più a basso livello, dal microcodice del processore, vengono scritti i dati che sono usati più frequentemente. Quindi, tipicamente. Vabbè, nel modo più semplice pensare a cache, l'ultimo, siccome il dato che mi serve probabilmente, cioè il dato che mi serve con maggiore probabilità è un dato che ho appena usato, allora, per esempio, sto facendo un'operazione un pochino complicata, un loop veloce, allora che cosa fa il microprocessore? Nel modo più semplice, appena prendo un dato nuovo, la prima cosa che fa lo usa e lo conserva nella cache, perché così se lo deve utilizzare ce l'ha a disposizione in modo molto rapido. Quindi la memoria cache deve essere per sua natura una memoria molto veloce, ma non deve essere non volatile, perché tanto, insomma, quando spengo tutto, la cache la butto via. Okay? La roba nella cache, i dati nella cache rimangono poco tempo. E tipicamente si fanno le cache con queste celle. Okay? È una cella grande rispetto a quella di una ROM, vedete, una ROM o un transistore nell'encoder. Qui ho per un bit 6 transistori, quindi viene grande, tipicamente consuma anche abbastanza perché la velocità costa in termini di consumo, però è molto rapida e quella funzione la svolge bene. Quindi è l'uso tipico di queste SRAM, scusate, l'uso tipico di questi flip-flop a 6 transistori è proprio l'uso in memorie veloci. Per esempio cache, e mi è scappato SRAM perché così si chiamano. Ora volevo fare la classificazione di queste memorie. Le memorie non volatili, no, le memorie volatili, cioè quelle che si perdono quando si spegne il calcolatore, si chiamano RAM. E RAM sono le memorie d'uso. RAM sta per random Access Memory. Quindi le RAM sono le RAM è una famiglia di memorie. In pratica, in un calcolatore normale, tutte le memorie che si perdono completamente quando si spegne il calcolatore sono RAM. Il nome non vuol dire molto, no? Ma perché si chiamano così? Beh, in realtà c'è un motivo che è essenzialmente storico, perché Random Access Memory vuol dire che il tempo d'accesso, il tempo per leggere o scrivere l'informazione, era indipendente dalla locazione della memoria. Allora voi dovete fare un pochino mente locale, andare un po' indietro. Le prime memorie storicamente sono state su nastro. Quindi io ho bisogno di scrivere un vettore o una memoria, ho un nastro magnetico, comincio a scrivere su ogni
ogni trattino del nastro un bit differente. In quel caso lì che cosa succede? Se devo andare a prendere una certa locazione di memoria, riavvolgo il nastro da zero, lo faccio avanzare fin tanto che non si arriva a quella locazione di memoria e a quel punto leggo il dato. C'è tempo d'accesso, potete immaginare, a parte ovviamente è estremamente lento, però poi dipende dalla locazione di memoria, perché se all'inizio del nastro io lo leggo subito o la scrivo subito, se invece la locazione di memoria per qualche motivo in fondo, un indirizzo alto che è in fondo al nastro, devo avvolgere tutto il nastro per andare a leggere il dato. D'accordo? Qui siamo proprio agli albori delle macchine di calcolo, in cui non c'era altra memoria se non il nastro. Ok? A un certo punto sono cominciate a uscire queste fantastiche RAM, che hanno delle memorie magnetiche anch'esse, però che non stavano sul nastro, ma stavano su una matrice, per cui si faceva un indirizzamento tipo l'indirizzamento bidimensionale che abbiamo visto. C'era un encoder, ogni bit veniva rappresentato anche lì da un piccolo componente magnetico. Ora non entro nel dettaglio, però in quel modo, per indirizzare una diversa cella di memoria, non c'era bisogno di riavvolgere un nastro, bastava scrivere l'indirizzo e si andava a prendere il dato. E quelle si sono cominciate a chiamare RAM, d'accordo? Il nome storicamente è rimasto, ma insomma chiaramente non hanno più niente a che vedere le memorie RAM con il fatto che il tempo d'accesso sia casuale, no? Sia uguale per qualunque indirizzo. Perché ormai tutte le memorie sono così. Okay? Allora, il nome è rimasto e ce lo teniamo. Adesso si distinguono due famiglie diverse di RAM. Una è la RAM statica, DRAM, e l'altra è la RAM dinamica. Scusate, la RAM statica, la SRAM, e un'altra è la RAM dinamica, la DRAM. Quindi questa S sta per static, e questa D sta per dynamic. Beh, in un calcolatore, uno smartphone, un tablet ci sono tutte e due. E tipicamente adesso anche in un microcontrollore un po' sofisticato, dentro ci sono tutte e due. Che differenza c'è? Dunque, la RAM statica tipicamente è più veloce, consuma di più, è più ingombrante. Ingombrante, aspettate. Come si fa un bit, un flip-flop SR? Le SRAM si fanno come con i flip-flop SR che abbiamo visto noi. Quindi sono veloci perché diciamo, non c'è bisogno di come dire, far superare gli elettroni un isolante, insomma, basta semplicemente far commutare un latch, una cosa molto rapida. Okay. Tra l'altro il latch è un circuito bistabile, quindi nella fase in cui è instabile, come il trigger di Schmitt, commuta rapidamente da solo. Okay. Però ha tanti transistori per un bit, quindi sono 6 transistori per bit, e questo è il motivo per cui è ingombrante ed è anche il motivo per cui consuma tanto. Ma è sempre alimentato la singola cella e a 6 transistori, quindi consuma. Quindi in pratica si usa soprattutto per le cache e per poco di più. A volte fa comodo, specialmente nei calcolatori moderni, ci bisogna avere anche tanta memoria che non necessariamente deve essere così veloce come le cache, però bisogna che consumi poco e si riesca a compattare bene, e questa è la memoria dinamica. La DRAM è più lenta, ha un consumo minore,
ed è meno ingombrante. Ora vi faccio vedere un attimo come funziona la DRAM. Anche la DRAM, perché consuma di meno e meno ingombrante, perché per fare un bit ha bisogno di un transistore e di un condensatore. Si usa una tecnologia che fa mettere il condensatore sotto il transistore, per cui l'ingombro è molto piccolo. E tra l'altro il transistore non è alimentato costantemente, per cui il consumo non solo è più piccolo perché ho un numero di transistori più basso, ma poi non lo alimento neanche. D'accordo? Quindi non lo alimento con continuità, per cui l'informazione viene conservata un po' di più. Oh, non si capisce perché una si chiama statica e una si chiama dinamica da questo nome, e il motivo è, in realtà sta proprio nell'ultima cosa che vi ho detto. Nella memoria dinamica la cella di memoria non viene alimentata continuamente, viene alimentata, poi viene staccata l'alimentazione, poi viene rialimentata e poi viene staccata. Staccando, questa cosa viene fatta per risparmiare energia, però staccando l'alimentazione bisogna, quando si riattacca, riscrivere la memoria, perché si perde l'informazione, si perde un po' dell'informazione, quindi va riscritta. D'accordo? Poi vediamo un attimo come si fa e vi faccio vedere. Quindi questo è il motivo per cui si chiama dinamica, perché continuamente il dato va riscritto. Si dice va rinfrescato, si chiama refresh l'operazione che riscrive il dato. Nell'SRAM invece si lascia sempre tutto alimentato e non va mai riscritta la cosa, però si consuma di più. S statica perché si scrive una volta e il dato rimane lì fermo. Nella memoria dinamica bisogna il dato continuamente rinfrescarlo, per questo si chiama dinamica, perché altrimenti si perde. Allora, capire un attimo meglio come la singola cella di memoria fatta con 6 bit si inserisce in un indirizzamento bidimensionale, vediamo un esempio semplice semplice di RAM statica a 4 bit. Faccio a 4 bit perché è minimo per avere due righe, due colonne e poter vedere l'indirizzamento bidimensionale. Allora, come si fa? Si hanno quattro celle in questo modo. Quadrato. Per esempio, diciamo che questa è la cella 00, questa è qui. Non vi dico cosa c'è dentro, lo vediamo tra un attimo. Questa è la 01, questa è la 10 e questa è la 11. Ne ho quattro celle, ciascuna delle quali contiene un bit. Ho bisogno di due word line che le attacco così. Oops. Questa è la word line 0 e questa è la word line 1. Per decidere tra due word line ho bisogno di un bit di indirizzamento. Diciamo che questo è A1. Questo è un decoder, quindi quando A1 è uguale a 1 è la word line 1 che attiva, quando A1 è uguale a 0 è la word line 0 che attiva. Quindi il decoder è piuttosto semplice. Questo è quello che si chiama decoder di riga. E poi tutte le celle sulla stessa colonna condividono la bit line. Ora, in questo caso la bit line è doppia. E lo capirete tra un attimo perché. Quindi questa è la bit line che è doppia. Un po' più corta devo fare. Qui c'è un altro transistore di passo sulla bit line. Che viene controllato dal decoder di
ri e colonna. E questo dall'indirizzo a con 0. Quindi a seconda del valore di a con 0 attivo questa colonna o quest'altra colonna. Qui che cosa faccio? In pratica questo e questo la metto insieme, tutta la parte destra, questa è sinistra, vero? Sì, sinistra, chiamiamola L, la attacco insieme e poi ho, è sinistra anche per voi? Sì, penso. E poi ho la parte R dall'altra parte. E poi vediamo, devo portare il dato in uscita e tipicamente per esempio posso far così. Metto qua di negato e qui di e poi porto tutto a un W che sta per write enable. Qui metto una resistenza di pull up, tanto almeno funzionalmente mi permette di capire che cosa succede. Qua inverto, diciamo che questo è Q negato, qua inverto e diciamo che questo è Q. Ma vediamo com'è che funziona. Allora, come è fatta una cella di memoria? Allora, ve la faccio in grande. Questa è la cella, no? Ok, quindi questo sarebbe questo qui, no? Esagerato. Io con i colori mi ci diverto, però. Poi, allora, questa è la stessa cella, no? Immaginate di fare uno zoom. Come è fatta questa? È fatta così. In pratica avete questo che è il clock, l'abilitatore della cella, dentro c'è la cella a 6 transistori. L'ultimo giorno, l'ultima lezione, vengono crampi a braccia. Ah. Allora, questo di qua. Ok, va bene, questo qua, abbiamo il solito anello collegato al latch e poi ci sono, ecco, questi due sono controllati dal clock e questo è il funzionamento. Vedete, quindi qui in pratica ci andrebbe S e R, per quello che abbiamo messo così, io l'abbiamo messo al contrario. Sì, S e R. Quindi in pratica si capisce, quando il clock è uguale a 0 la cella è lasciata, il latch è lasciato indisturbato, giusto? Quindi il clock è collegato alla word line, quando la word line è a 0 la cella è indisturbata e conserva. Okay? Quando la word line è a 1 tutte le celle che stanno su quella word line sono invece connesse alle bit line. D'accordo? Però a questo punto interviene il decoder di colonna, perché vedete c'è un altro transistore di passo e praticamente arriva a L e a R soltanto il dato che attiva anche la bit line. Perché per esempio se Y0 è uguale a 1, il dato soltanto della prima colonna può arrivare a L. E mentre invece quello dell'altra, anche se la word line è attiva, comunque poi viene bloccato dall'altro transistore di passo. Quindi vedete, in pratica, una volta che impongo l'indirizzo, attivo soltanto una bit line e una word line. Solo la cella che sta sulla bit line e sulla word line corrispondente porta il dato ad essere, se per esempio questo è Q, Q va collegato a L ed è Q negato e viene collegato a questo R. D'accordo? Di tutte le altre celle, se o la bit line o la word line sono a 0, il latch viene isolato e quindi non è più, non, cioè,
continua a conservare il dato. Quindi l'indirizzo mi consente di agire, una volta che impongo l'indirizzo, agisco soltanto su una cella, tutto il resto è indisturbato. D'accordo? Ora, su quella cella posso agire in due modi, posso leggere oppure posso scrivere. Va bene? Chiaro il concetto? Quindi l'indirizzamento mi consente di attivare soltanto una word line e una bit line e accedo soltanto alla cella che sta sulla word line, la bit line attiva. Tutte le altre celle sono isolate e continuano a conservare lo stato. Allora, come avviene la scrittura e la lettura? In lettura, semplicemente dopo aver messo l'indirizzo, abbiamo che write enable va a 0. Allora, torniamo sul circuito. Siamo in lettura. Write enable va a 0. Che cosa succede se write enable va a 0? Che questo è flottante, quindi questo è flottante e questo è flottante, cioè questa parte, la parte sotto questi trattini rossi che ho fatto è completamente spenta, perché il transistore in basso è scollegato, è interdetto e quindi non è collegato a massa. Allora che cosa succede? Qua leggo Q, il Q della cella che ho indirizzato. Perché, per esempio, se è la prima e il Q della cella, questo transistore di passo conduce, questo transistore di passo conduce, il Q della cella lo trovo qua. Quindi qui mi trovo il Q della cella e qui ho il Q negato della cella che ho indirizzato. Di qua mi trovo il Q negato e quindi di qua il Q della cella che ho indirizzato. D'accordo? Quindi in pratica mi trovo che L è uguale al Q della cella indirizzata. E R è uguale a Q negato della cella indirizzata. Quindi io leggo a quei due, alle due uscite Q negato della cella che ho indirizzato con i due decoder. In scrittura invece devo imporre il dato sulla cella, metto write enable a 1 torniamo indietro. A questo punto qui cancello un attimo perché non mi serve. Ok, allora metto write enable a 1. A questo punto posso avere due situazioni diverse, posso avere e questo conduce, quindi questo punto è andato a massa, può essere D uguale a 1 oppure D uguale a 0. Allora, per esempio, se D è uguale a 1, questo conduce, va bene? Quindi questo qui invece è interdetto, questo viene lasciato libero, di qua questo punto viene portato a massa, se D è uguale a 1, se D è uguale a 1. Se questo punto viene portato a massa, supponiamo che abbia indirizzato la cella 0,0, a questo punto qui questo percorso conduce, vuol dire che sto mettendo R uguale a 0 a questo flip-flop della cella 0,0, quindi impongo Q negato uguale a 0 e quindi Q uguale a 1. Quindi se metto D uguale a 1, scrivo Q uguale a 1 nella cella. Ok? Quindi se metto D uguale a 1, scrivo Q uguale a 1 nel latch della cella indirizzata. Di nuovo, tutte le altre celle sono inaccessibili perché c'è un transistore che blocca. Analogamente, se metto D uguale a 0, vabbè, è la stessa cosa, torniamo un attimo indietro, se invece metto D uguale a 0, questo punto va a massa e quindi mi porto dall'altra parte, l'altra parte della bit line, no? Mi porto l'S della cella indirizzata uguale a 0, quindi scrivo Q uguale a 0. Va bene? Scrivo dall'altra parte. Scrivo Q uguale a 0 nel latch
Questo qui no, completo un attimo. Questo era il decoder di colonna. Chiaramente, questo è l'esempio 2x2, se vado ad aumentare la matrice è chiaro come aumenta, più o meno il discorso è uguale, l'unica cosa che cambia è l'indirizzamento e poi però tutto il resto è uguale. Qui, aspettate, mi sono scordato, questo qui è VDD, c'è l'alimentazione, tutte le celle ovviamente sono alimentate. E devono essere continuamente alimentate. Finché sono alimentate, ciascuna cella conserva lo stato, oppure può essere scritta con 1001, ma non cambia praticamente niente. Ok? Va bene. Giusto per completare il discorso fatto finora, com'è fatta una DRAM? Cos'è che cambia? Così si capisce anche perché c'è questa esigenza di rinfrescare. Beh, in pratica, avevo detto, un bit, quindi una cella di memoria, si fa con un transistore più una capacità. Quindi nell'encoder la cosa è fatta così, se questa è la word line e questa qui è una bit line, è singola la bit line, non è doppia come nella SRAM, all'incrocio ci si mette un transistore e una capacità in serie. In questo modo. Quindi l'informazione è codificata nella carica che c'è nella capacità, che vuol dire nella tensione a capi della capacità. Ovviamente le due cose sono uguali. E come funziona? Beh, per scrivere devo portare la word line alta e la bit line alta. Quindi immaginate word line alta e bit line alta, scrivo 1. Word line alta e bit line bassa, scrivo 0. Quando la bit line, no, non ho sbagliato, bit line alta, word line sempre alta. La word line deve essere alta, altrimenti non ho accesso. Ok, scrivo 0. E invece quando la word line è bassa, che cosa succede? Il transistore è spento, la capacità conserva lo stato, perché è carica. E non è isolata, quindi rimane carica. D'accordo? Oh, questo è il motivo per cui consuma poco, perché vedete, quando word line è bassa non è alimentata la cella, quindi consuma poco. Nella pratica però è anche il motivo per cui va rinfrescata, perché voi lasciate una capacità carica e in pratica il transistore anche quando è spento ha un po' di corrente di perdita, quindi questo vuol dire che la capacità lentamente si scarica e il dato si perde. Quindi che cos'è che bisogna fare? Periodicamente bisogna ricordarsi, e tipicamente che cosa si fa periodicamente? Si legge che informazione c'è scritta sulla capacità e si riscrive sopra. E questo è il refresh. Quindi le perdite nella capacità richiedono di fare un refresh ogni, il refresh viene fatto spesso, ogni diciamo 10-20 millisecondi.
molto frequentemente ha fatto il refreshing. Quindi il refreshing che cosa consiste? In sequenza c'è una macchina statica, quindi un piccolo calcolatore dentro, dipende un po', dipende da come è fatta, a volte è dentro la DRAM, a volte è esterno, che indirizza uno dopo l'altro tutti i bit, tutte le celle di memoria, legge che cosa c'è scritto e ce lo riscrive. Perché lentamente la capacità si sta scaricando, prima che si scarichi del tutto va a leggere 1 e 0, ha perso qualcosa, ma insomma ancora si capisce se 1 e se 0, lo legge e la ricarica fin su, se 1, oppure se 0 ma se un po' staccato lo legge e lo scarica completamente. E va fatto, è una cosa, insomma questo qui ha 4 gigabit di RAM, va fatto per tutti i bit, continuamente c'è una macchina che fa questa operazione. Okay. Ripeto, il guadagno vero è che c'è un forte risparmio di energia nel far così. Il consumo è circa un decimo di quello di una RAM statica. Tra l'altro c'è un altro problema che è responsabile della lentezza delle RAM dinamiche. Le RAM dinamiche sono più lente delle RAM statiche, perché che cosa succede? Immaginate di andare a leggere, allora questo è carico per esempio, la capacità è carica, quindi c'è scritto 1 e io voglio andare a leggerlo. Allora che cosa faccio? Avrò qui il transistore anche sulla bitline, mi metto qua, attivo la bitline, attivo la word line, qui dovrei leggere la carica che c'è sulla capacità, giusto? Tutto conduce, quindi, e questa può essere alta o può essere bassa. Immaginate lo stesso indirizzamento che abbiamo visto per l'SRAM, no? Quando quella cella è indirizzata il dato può passare. Però la differenza dov'è? Che l'SRAM era alimentata, quindi il dato lo conservava bene. In questo caso il dato è la carica che c'è su questa capacità. Se io voglio andare a leggere, in realtà c'è un'operazione che faccio contemporaneamente, che questa bitline è un conduttore appoggiato su un isolante abbastanza lungo, perché la matrice di bit è grande, e senz'altro questo ha una capacità verso massa, no, è un conduttore che ha una capacità C' verso massa, quindi supponiamo che all'inizio sia scarico. Quando vado a collegare questo conduttore, che è la bitline, con la capacità della cella, la carica che c'è sulla capacità della cella si deve distribuire tra la C e la C'. E questo vuol dire che la tensione che vado a leggere non è VDD, anche se la capacità era carica VDD, ma è molto più bassa. Chiaro? Quindi, se C era carica a VDD, avevamo una carica Q uguale a C per VDD, d'accordo? Ma non mi piace l'imperfetto, se C è carica, va bene? Quando collego la bitline, la carica si ripartisce tra C e C', perché il circuito non è alimentato, non c'è niente che dà corrente ancora. Allora, che cosa succede? Che la bitline si porta a tensione, no, la bitline, scusate, questo lo devo specificare, la bitline e la C si portano a tensione V', tale che V' per C più C' sia uguale alla Q di partenza, d'accordo? E quindi vuol dire che V' è uguale alla vecchia VDD per C diviso C più C', che è molto minore di VDD. Perché questa C' può essere grande. Chiaro il discorso? Quindi io ho una capacità carica, la voglio andare a leggere, quando la vado a leggere la collego a un'altra capacità perché c'è,
e la tensione va giù perché la carica si ripartisce. Sfortunatamente, per dire, io ho due esigenze che non sono che mi sfavoriscono, perché dall'altro, se voglio fare la memoria densa, queste C devono essere piccoline. Dall'altra parte, se la memoria è grande, le bitline sono lunghe e le C' vengono grandi. Quindi questo rapporto C diviso C più C' viene molto molto piccolo. Insomma, fatto sta che io supponiamo di aver caricato la capacità a 1 volt, quando vado a leggere, se leggo 100 microvolt è grassa. Ok? Quindi mi si abbatte di un fattore 10.000 di sicuro. Quindi devo andare a discriminare non 1 volt rispetto a 0 volt, ma 100 microvolt rispetto a 0, se va bene. E per cui per questa cosa si riesce a fare, però come dire, l'operazione è lenta ed è il motivo per cui è più lenta la DRAM. La lettura deve discriminare due tensioni molto vicine, bisogna tipicamente farlo lentamente perché altrimenti il rumore mi può far sbagliare la lettura. Quindi bisogna farlo lentamente perché facendo lentamente integro il rumore e la lettura viene più sicura. D'accordo? Non solo, ma poi cos'è che è successo? Ho scaricato tutto, quindi poi la devo riscrivere. D'accordo? Se c'è un volt, vado a leggere, leggo 100 microvolt, a quel punto sulla capacità interna della cella mi sono finiti 100 microvolt. Se voglio conservare il dato, dopo averlo letto, devo per forza anche riscrivercelo sopra, riportarlo 1 volt, altrimenti una volta dopo non ce lo trovo più. Ok? Quindi vedete, sono cose che se uno le guarda la prima volta sono sembra semplici, nel senso che vabbè, scarico una capacità, quello è il bit, ma poi quando vado a pensare come le cose li mettono insieme vengono fuori un sacco di complicazioni che vanno risolte. Abbiamo visto soltanto, diciamo, il passo 1. Poi chiaramente nella pratica le cose sono molto più complicate, però giusto volevo farvi, come dire, capire almeno per quale motivo un tipo di memoria consuma di più, consuma di meno, è più veloce, più lenta, ecco, giusto questo, e da dove viene il nome. Per questo faccio il primo passo, chiaramente i passi successivi non è il momento di farli. Ok? Quindi, conclusione, la DRAM è più compatta perché ho solo transistore, consuma meno perché non è alimentata, però per questo motivo la devo rinfrescare. E devo fare la lettura più lenta perché devo leggere un'informazione più piccola, che quindi è più condizionata dal rumore. Ok, io direi che ci fermiamo qui. E